divertimento. Sarà ancora una volta questa la parola d'ordine della città dei ragazzi, la manifestazione che dalle 10 alle 18 di domani metterà il centro storico di Bassano nelle mani dei più piccoli. Promuovere i diritti di cittadinanza di bambini e ragazzi, questo da sempre l'obiettivo dell'evento, che proporrà 55 diversi laboratori di manualità, movimento, ludici, creativi, rivolti a tutte le fasce d'età, dai piccolissimi dei nidi fino ai ragazzi delle scuole medie e superiori. Come ormai tradizione, ad aprire la città dei ragazzi sarà il sindaco Riccardo Poletto assieme all'assessore Mazzocchin. I ragazzi, dopo l'inno d'Italia suonato dalla fanfara dell'Ana Montegrappa, appunteranno al petto degli amministratori la spilla, simbolo della manifestazione, per dare così il via ufficiale alla lunga giornata di giochi e laboratori. Per noi ci saranno le telecamere e i giornalisti in erba della TV dei ragazzi, a loro il compito di raccontare le emozioni di una giornata vissuta da protagonisti.